Oggi parliamo di transizione energetica e di sostenibilità e lo facciamo con quelli che sul territorio stanno cercando da anni di portare avanti, diciamo, delle idee innovative. Un confronto su temi caldi in un momento in cui le imprese si trovano ad affrontare un gap inevitabile causato dagli strascichi della pandemia e dall'instabilità geopolitica globale attuale. Durante il convegno organizzato dalla multinazionale PwC e moderato dal giornalista del centro Domenico Ranieri, sono stati presentati i dati di una ricerca condotta dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio che fotografa la situazione produttiva di Abruzzo e Molise anche in relazione al nuovo codice della crisi. Le aziende più performanti sono rientrate nella selezione top 200. Domani l'inserto speciale di 32 pagine sarà distribuito con il quotidiano Il Centro. Anche l'intervento, per esempio, sulle aree più depresse e quindi attraverso meccanismi di agevolazione non può che rappresentare un ulteriore stimolo a garantire, a mantenere nel tempo questo trend di ripresa. Ovviamente, anche se ci sono strumenti come la ZES, che come sappiamo favorisce gli insediamenti, continuano però a mancare le grandi infrastrutture. Questo, diciamo, è un primo passo nella direzione. È chiaro che anche nella direzione delle grandi infrastrutture si dovrà fare molto per fare in modo che l'Abruzzo e il Molise, che hanno fatto parte di questa analisi, possano in qualche maniera diminuire il divario che c'è rispetto alle regioni del nord Italia. Nella tavola rotonda si è discusso di nuovi modelli di sviluppo tra i relatori Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia, una delle prime società benefit abruzzese, e Stefano Cianciotta, amministratore delegato della FIRA, la finanziaria regionale abruzzese. E naturalmente c'è anche l'aspetto altrettanto di moda in questo periodo che vuole essere della transizione, che è l'idrogeno. Sull'idrogeno possiamo contribuire con soluzioni innovative per poter stoccare questo idrogeno in maniera sicura, perché l'idrogeno in qualche maniera ha la grande complessità del contenimento ad altissima pressione. E tra le aziende performanti c'è anche l'ACA. Con grandissima soddisfazione che anche questa partecipata a capitale interamente pubblico ma di diritto privato è stata valutata come un'azienda performante. Di fatto abbiamo risanato i bilanci, siamo usciti dal concordato con tutte le difficoltà di contesto che ci sono state in questi anni fra Covid, siccità e aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime.